Canto 13. Eravamo giunti in cima alla scala, là dove il monte del Purgatorio è nuovamente segato tutto intorno e forma così la seconda cornice, monte questo che purifica dal peccato chiunque lo salga. Qui un ripiano circolare recinge tutto intorno il poggio, simile alla prima cornice, nella larghezza e nella forma circolare, ma con la differenza che la sua curva è più stretta, perché man mano che si sale il raggio dei gironi si fa più piccolo, essendo la forma del purgatorio simile ad un cono tronco. Lì non vi era l'ombra di un'immagine scolpita che apparisse sulle pareti e che si distinguesse in qualche modo dal colore della parete. Tutto appariva al naturale, sia la parete del monte, sia il pavimento della via, cioè dello stesso colore livido della roccia. Se qui si sta fermi ad aspettare gente a cui domandare quale via si debba seguire, temo che la nostra scelta dovrà tardare troppo, diceva Virgilio. Poi, in atto di preghiera, voltò gli occhi verso il sole, fece perno sul suo lato destro, ossia si girò sul fianco destro e fece ruotare la parte sinistra del suo corpo. Oh, dolce luce, fonte della vita, confidando nella quale io procedo nel cammino che non conosco, conducici tu. Così come è importante che si conduca e si consigli qui nel purgatorio, tu infondi nel mondo calore di vita e di amore, e se qualche altra ragione non induci a prendere un'altra via, i tuoi raggi siano sempre la nostra guida costante. Avevamo già percorso in avanti nel secondo girone del Purgatorio tanta strada in breve tempo, quanto qui sulla terra si calcola con la misura di circa un miglio, grazie alla nostra viva volontà di purificazione. Ecco allora che sentimmo volare degli spiriti a noi invisibili, che pronunziavano inviti gentili verso atti d'amore e di carità, cioè la virtù opposta al peccato dell'invidia. La prima voce che passò volando disse in tono alto: «Non hanno più vino!» Ed andò ripetendo tale frase dopo averci oltrepassato. E prima ancora che tale voce svanisse completamente, un'altra voce passò gridando: «Io sono Oreste!» E anche questa voce passò senza fermarsi. «Oh!» Io dissi: «Padre, che voci sono queste?» E come pronunciai queste parole, ecco la terza voce che diceva: «Amate coloro dai quali avete ricevuto il male!» E Virgilio disse: «Questo girone del purgatorio punisce il vizio e la disposizione al peccato dell'invidia, e per questo gli stimoli alla carità sono tratti dall'amore. Comunque il freno dell'invidia deve invece essere sofferto proprio da voci che suonano in modo contrario, cioè da esempi di odio punito. E suppongo che tu stesso potrai udirlo, per quello che posso immaginare, al passaggio al girone superiore. Ma ora guarda bene, fissando attentamente attraverso l'aria, e vedrai le anime degli invidiosi starsene sedute per terra, nello spazio davanti a noi, e ciascuna è seduta appoggiandosi alla parete rocciosa.» Allora aprii ancora di più gli occhi, mi guardai davanti e vidi ombre con mantelli dello stesso colore della pietra. E quando fummo un poco più avanti, sentii gridare dalle anime e quei peccatori le litanie dei santi che invocavano per primi: Maria, Michele, Pietro, e poi tutti gli altri santi, uno per uno, nominati nella preghiera. Non credo che in terra viva oggi un uomo così insensibile da non impietosirsi per lo spettacolo che io vidi là subito dopo, e questo perché appena fui giunto così vicino che i loro atteggiamenti pervenivano ben distinti ai miei occhi, fui assalito da profondo dolore. Fui dunque tanto addolorato da dover versare lacrime di compassione alla vista delle torture di quelle anime. Erano coperti da vile cilicio,
cioè da un tessuto di setole di cavallo annodate, i cui nodi pungevano continuamente la carne, e l'uno sosteneva l'altro con la spalla, e tutti quanti erano sostenuti dalla parete del monte. Questo accadde nello stesso modo ai ciechi, a cui manca ogni mezzo di sostentamento, e si mettono dinanzi alle chiese, durante la solennità religiosa delle indulgenze, a chiedere l'elemosina per il loro fabbisogno. L'uno abbassa il capo, appoggiandosi alla spalla dell'altro, affinché sia maggiormente suscitata la pietà della gente, non solo per il tono lamentoso delle parole con cui elemosinano, ma con l'espressione del volto implorante, non meno efficace delle parole. E come ai ciechi non arriva la luce del sole, così qui alle anime di cui sto parlando, la luce del cielo non vuole largire parte di sé. Tale luce non si lascia scorgere dalle anime, e ciò perché un fil di ferro, forando le loro ciglia, le tiene cucite come si vuol fare ad uno sparviero indocile catturato già adulto, per farlo stare più tranquillo. Mi pareva di fare una scortesia, camminando fra i ciechi e osservando chi non sapeva di essere osservato, per cui mi rivolsi a Virgilio. Egli ben sapeva che cosa volessi io, che per ritegno non parlavo, perciò non aspettò la mia domanda, e mi disse: «Parla e sii breve ed intelligente!» Virgilio stava dalla parte estrema della cornice, dalla quale si può precipitare giù, perché non è protetta intorno da nessun argine. Alla mia sinistra si trovavano le anime penitenti, che attraverso l'orribile cucitura delle ciglia spingevano le lacrime con tale sforzo che queste, venendo fuori, bagnavano le gote. Mi volsi verso di loro e dissi: «Oh, gente sicura di vedere l'eccelsa luce di Dio che rappresenta l'esclusivo oggetto del vostro desiderio, possa la grazia divina dissipare presto le impurità della vostra coscienza, affinché possiate ricordare soltanto le cose buone ed il fiume della vostra memoria non sia più intorpidito, così che il ricordo del vostro passato possa scorrere finalmente senza più traccia di colpa. Ditemi dunque, poiché mi sarà gradito e prezioso, se qui tra voi si trova un'anima che sia italiana, e forse, se io lo verrò a sapere, sarà vantaggioso anche per lei.» «Oh, fratello mio, ogni anima è solamente cittadina del cielo, ma tu certo intendi riferirti ad un'anima che, trovandosi essa fuori dalla sua vera patria, abbia vissuto la vita terrena in Italia.» Mi parve di sentire queste parole di risposta giungere più avanti del punto in cui mi trovavo, per cui mi feci sentire, cioè mi avvicinai al punto in cui mi sembrava si trovasse l'anima che testé aveva parlato. Tra le altre anime ne distinsi una, che visibilmente sembrava aspettasse che io continuassi a parlare, e se qualcuno volesse chiedermi in che modo, rispondo che essa levava il mento, come suole fare il cieco che attende. «Spirito che per purificarti stai soffrendo, se sei tu che mi hai parlato, fatti riconoscere, o tramite il tuo nome, o tramite il luogo in cui sei nato.» «Io fui di Siena, e con queste altre anime io qui sono tornata a purificare la mia vita peccaminosa pregando, con le lacrime, che Dio si manifesti a noi. Non fui certo savia, anche se fui chiamata sapia, e fui certo più lieta delle sciagure altrui che della fortuna a me favorevole. Ed affinché tu sia convinto che io non dica cose false, ascolta e giudica se io fui o meno veramente temeraria e stolta, quando peraltro già avevo oltrepassato i 35 anni, ossia l'arco medio della mia vita. I miei concittadini si erano congiunti fronte a fronte, schierati in battaglia, contro i loro avversari guelfi di Firenze a colle di Val d'Elsa, ed ecco che io pregavo Dio di quello che poi egli veramente volle, cioè la sconfitta dei Senesi. Vedendo allora la fuga dei Ghibellini, fui felice come non ero mai stata, tanto che rivolgendomi arditamente verso Dio: «Ormai non ho più paura di nulla,
Affermai, come presuntuosamente disse il merlo, che teme molto il freddo, rivolgendosi a Dio, dopo avere, per qualche attimo, gustato solo il piacere di una semplice giornata di sole. Volli poi mettermi in pace con Dio in punto di morte, ed il mio debito verso Dio non sarebbe ancora diminuito se non fosse accaduto che Pier Pettinaio, ricordandosi di me nelle sue preghiere per spirito di carità cristiana, ebbe pietà della sorte che mi sarebbe toccata se non mi avesse aiutata. Ma tu chi sei, che vai chiedendo di conoscere le nostre condizioni e non hai gli occhi cuciti, come così io credo di vedere, e parli respirando? Gli occhi mi saranno qui un giorno tolti in quanto mi saranno cuciti come a voi, ma per poco tempo, perché poco è il peccato commesso per aver guardato con invidia, e tanto più grande invece la paura, per cui la mia anima è trepidante, nel ricordo del tormento che devono subire i superbi del girone sottostante, tanto che mi sembra di sentire già su di me il macigno che pesa come a loro sulla testa. Ed ella a me: chi dunque ti ha accompagnato quassù tra noi, se ancora sei vivo e credi di tornare sulla terra? Costui che è qui con me e non parla. Io sono vivo, e perciò chiedi, mio spirito eletto, se desideri che sulla terra io vada a cercare qualcuno che preghi per te. Oh, questa è davvero una cosa straordinaria, che dimostra chiaramente quanto Dio ti ami. Perciò, dato che Dio ti ama e quindi sei nella sua grazia, prega per me. Ed ancora ti chiedo, in nome della tua salute eterna, se tu mai capiterai in Toscana, che tu annunci ai miei parenti la notizia della mia salvazione, onde alimentare la carità con i loro suffragi. Tu li troverai fra i senesi, quella gente vana che spera di fare di Talamone un proprio porto per avere uno sbocco verso il mare. Qui però, in questo tentativo, credendo forse di fare concorrenza a genovesi e veneziani, vi perderanno, anche per la malaria di quelle terre, più speranze e tempo che nei tentativi di trovare il fiume sotterraneo di Diana. Ma più ancora, vi perderanno gli impresari, lavoratori e capitani di porto e comandanti della flotta. Tutti coloro che hanno sperato nel successo economico dell'iniziativa.